Anniversario importante per Confcommercio Pesaro Urbino. A Mondavio sono stati celebrati durante un convegno i 75 anni di fondazione. 75 anni con le imprese per lo sviluppo del territorio. Confcommercio Pesaro Urbino Marche Nord ha celebrato questo importante anniversario a Mondavio nella Sala Carboni dell'ex Cinelux. Un appuntamento importante nel quale è stata ricordata la data del 31 luglio del 1945, quando 27 commercianti davanti al notaio Giuseppe Fabbri firmarono l'atto costitutivo dell'Associazione dei commercianti della provincia di Pesaro Urbino. Oggi come allora vengono portati avanti gli stessi valori. Una data importante, esattamente 75 anni fa, a Pesaro uno sparuto gruppetto di commercianti hanno costituito davanti al notaio, in una sede un po' strana, un motoclub in corso 11 settembre, la Confcommercio, anzi allora era l'Associazione dei commercianti di Pesaro Urbino. Da allora, 75 anni, tanta strada abbiamo fatto, tante vicende economiche che hanno visto la Confcommercio e le nostre aziende protagoniste. Oggi siamo di fronte ad una crisi economica importante, determinata anche dal coronavirus, e anche oggi la Confcommercio si trova in prima linea a affrontare questo tema e di fianco sempre alle nostre imprese. Abbiamo quindi voluto festeggiare in questa località Mondavio, anche perché fa parte dell'itinerario della bellezza e dell'immagine del turismo sostenibile, del turismo del dopo Covid. Nell'occasione del 75esimo anniversario è stato presente il presidente confederale Carlo Sangalli. Questo è un momento sicuramente molto particolare. Quale può essere la ricetta poi per venirne fuori? Siccome il nostro paese è fondamentalmente costituito dalle piccole e medie imprese, noi dobbiamo superare e sconfiggere quelli che sono i difetti strutturali della nostra economia, che noi possiamo sinteticamente abbreviare così: due eccessi, un eccesso di carico fiscale, cioè un eccesso di tasse, un eccesso di burocrazia, e un deficit di legalità e di infrastrutture. Bisogna sconfiggere questi eccessi e questi deficit che in questa fase, in questa pandemia, sono certamente acuiti ed aggravati, e occorrono delle risposte adeguate, ma occorrono anche delle risposte urgenti. Non si può più aspettare, non si può attendere, anche perché c'è il rischio di una tempesta perfetta che potrebbe anche portare alla chiusura di 270.000 imprese, una perdita di oltre 1 milione di posti di lavoro.